Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo ed ultimo episodio di Unboxing per Dominaria Unita. Io sono il vostro caro Giulio, come sempre all'inizio video, sempre se vi va, vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace e se volete anche un commento. Fa sempre bene per l'algoritmo di YouTube e mi fa sempre piacere anche leggervi nei commenti. Ma detto questo, ritorniamo a noi. Oggi andremo a fare l'ultimo episodio unboxing. 5 pacchetti di Dominaria Unita, quindi sarà la nostra ultima occasione per cercare il fantomatico, la fantomatica Shieldred, l'Apocalisse. Riusciremo a trovarla? Chi può dirlo? Rimanete con me e insieme andiamo ad esplorare questo fantastico mondo di Magic the Gathering. Iniziamo allora. Iniziamo con una pedina molto molto bella, devo dire, elementale, veramente veramente bellissima, di Tuandong Zhu, pedina creatura elementale, con travolgere rapidità 2-1. Che fico, veramente veramente bello. La mettiamo qua. Passiamo quindi alla nostra art card, un alternative di quella che immagino essere una creatura leggendaria. Andiamo a leggere, vediamo cosa ci dice. Abbiamo Nihal, tempesta fulminea di Serena Melion. Direi che, essendo che c'è un nome proprio, direi che è una creatura leggendaria molto molto bella, con questo, sempre questo stile di pittura sui vetri. La lasciamo qua, si fa un po' di background, ed iniziamo allora con la nostra prima terra, che è una semplicissima terra base foresta di Tarek Zbroki. Semplice foresta pulita. Oh, e abbiamo subito dopo anche un'altra terra, una terra doppia comune questa volta, comunque terra montagna foresta di crinale boscoso, molto molto bello. Ci permette di aggiungere mana rosso, mana verde e il crinale boscoso entra nel campo di battaglia tappato. Il potere di antichi imperi dimenticati pulsa ancora nel cuore di Dominaria, dando vita a strane concentrazioni di crescita ricche di mana. Di, non riesco a leggerlo, Cino Pai, crinale boscoso, molto molto seguito a sua volta dall'amplificatrice Kitu, che penso vi sia già trovato. Creatura mago umano che costa 2 mana, di cui uno rosso ed è un 1-2, con potenziamento 3, di cui uno blu. Quando l'amplificatrice Kitu entra nel campo di battaglia, se è stata potenziata, fai tornare una creatura bersaglio controllata da un avversario in mano al suo proprio. Ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregoneria, l'amplificatrice Kitu prende +2/+0 fino alla fine del turno. Di Deruchenko Alexander, per questa amplificatrice Kitu, molto molto bella anche questa illustrazione. E ancora abbiamo Impulso, che bella, un istantaneo blu che costa 2 mana, di cui appunto uno blu. Guarda le prime 4 carte del tuo grimorio, aggiungine una alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Carino. Ho sempre preso decisioni affrettate, sono solo diventato più bravo a prendere quelle giuste, ora che sono più anziano e saggio. Teferi. Sam Quay, illustratore di questa bellissima art, in cui vediamo appunto Teferi. Ed arriviamo alla nostra prima non comune.
ogni qualvolta Arrata, signora della guerra, signora della guerra della coalizione, viene tappata. Un'altra creatura bersaglio che controlli prende più X fino alla fine del turno, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Basta con il riscaldamento, vengo a prenderti, Shieldred. Speriamo di trovarla. Illustrazione di Randy Vargas per questa bellissima rada. Molto molto bella. Non comune, mettiamo qua. Ecco, abbiamo il recupero di Shieldred. La chiamano in questo pacchetto. La vedo difficile. Una stregoneria che costa 4 mana, di cui uno nero e dà potenziamento. Sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio del tuo cimitero. Se questa magia è stata potenziata, guadagni punti vita pari al valore di mana di quella creatura, però di quella carta. Altrimenti perdi altrettanti punti vita. Bello. Esilia il recupero di Shieldred. Momento chiave, rotazione di Igor Kierluk per il recupero di Shieldred. Molto interessante. E ancora abbiamo Rona, fedele di Shieldred. Oh ragazzi, dai, sono tre carte che fanno riferimento a Shieldred. La troviamo Shieldred qua. Creatura leggendaria, mago umano, che costa 4 mana, di cui 2 neri ed 1 blu. Ed è un 3-4. Ogni qualvolta lancia una magia istantanea o stregoneria, ogni avversario perde un punto vita, però. Puoi lanciare a Rona, fedele di Shieldred, del tuo cimitero, scartando due carte, oltre a pagare i suoi altri costi. Interessante. Considerati fortunato. Non a tutti è concesso il dono del completamento. Illustrazione di Ryan Alexander Lee, per Rona, fedele di Shieldred. Interessante. Blu e nero, bella combinazione. E ancora abbiamo il vortice di Rona, istantaneo, che costa solo un mana blu e da potenziamento 3, di cui uno nero. Fai tornare una creatura o un planeswalker bersaglio che non controlli in mano al suo proprietario. Se questa magia è stata potenziata, metti invece quel permanente in fondo al grimorio del suo proprietario. Bello. Di Dominic Meyer. Molto molto carina questa carta qua, costa poco ed è fastidiosa. Mazzo control, merita. Ancora un'altra non comune, Elas Ilkor, pellegrina savica, creatura leggendaria, chierico Kor pirexiano. Costa 2 mana, 1 blu, 1 bianco ed 1 nero, ed è un 2-2 con tocco letale, molto carino questo. Ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo sotto il tuo controllo, guadagni un punto vita. Ogni qualvolta un'altra creatura che controlli muore, ogni avversario perde un punto vita. Bello. Molto carina. Intercambio di battaglia sotto controllo. È molto carina questa, molto molto bella. Illustrazione di G. Ostley. Molto figo, molto molto figo. Arriviamo alla nostra prima alternative, che è sempre Rona, vedete, Shieldred, che abbiamo trovato poco fa. Molto bella in questa alternative. Identica, però illustrazione di Dino Vece. Ed è molto bella questa illustrazione, mamma mia, sei bella. Con tutti questi cerchi, queste linee, curve, molto molto bella. Ci piace, ci piace. E ancora, abbiamo Saggia della Fiamma di Geld, che tra l'altro abbiamo già, forse l'ho trovata nel pre-release. Mi sa di sì che l'ho trovata nel pre-release, questa qua. Creatura sciamano umano, costa 3 mana, di cui uno rosso ed è un 2-3, con arruolare. Ogni qualvolta la saggia della fiamma di Geld attacca, guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è la forza della saggia della fiamma di Geld. Puoi esiliare una carta istantanea stregoneria con valore di mana pari inferiore a X scelta tra esse. Metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Puoi lanciare la carta esiliata senza pagare il suo costo di mana. È interessante perché arruolare ti
Demarara, ma abbiamo un'altra carta. Che cos'è? Alzare lo scudo. Niente Shieldred. Una foil molto bella, comune, bianca, che costa 2 mana, di cui uno bianco ed è un'istantanea. Metti un segnalino +1 su una creatura bersaglio. Ha legame vitale indistruttibile fino alla fine del turno. Carina. Bella, bella, bella. Siete tutti parte del mio branco finché avrò vita. Vi proteggerò. Timonel Castagnon. Alzare lo scudo. Nonostante i riferimenti a Shieldred, non l'abbiamo trovata. E allora direi di continuare con il secondo. Se vedi un elfo a Llanowar, è probabile che ce ne sia un altro con un pugnale tra le tue scapole. Fariba Kamsen per la cacciatrice di Llanowar. Llanowar, probabilmente. E a seguire c'è la falange di Argivia. Creatura soldato coro umano che costa 6 mana, madoschia, di cuore bianco ed è un 4-4. Questa magia costa un mana generico in meno per essere lanciata per ogni creatura che controlli. E da cautela. In realtà molto carino. Molto, molto, molto carino. Nuova Argivia accolse i Kor quando furono obbligati a migrare durante la sovrappopolazione di Rav. Sovrapposizione di Rav. I Kor ripagarono quella gentilezza con feroce lealtà. Illustrazione di Josh. As della falange di Argivia, molto bella. E ancora abbiamo la vedetta di Talas, creatura pirata umano che costa 4 mana, di cui 2 blu, ed è un 3-2 con volare. Quando la vendetta di Talas muore, la vedetta di Talas muore, guarda le prime 2 carte del tuo grimorio, aggiungine una alla tua mano e metti le altre nel tuo cimitero. Sono spinti dal denaro, quindi li abbiamo pagati il doppio di quanto ci avrebbero potuto rubare in cambio dei loro servizi di spia. Gioia. Illustrazione di Julia Metzger per la fedetta di Talas, seguita da Perseker di Beltuvia, creatura Perseker Core che costa 3 mana, di cui uno rosso ed è un 1-3. Questa creatura attacca, puoi tappare una creatura non attaccante che controlli non affetta da debolezza da evocazione. Quando lo fai, aggiungi la sua forza a quella di questa creatura fino alla fine del turno, esatto, una creatura soltanto. Quando il Berserker di Balduvia muore, infliggi danno pari alla sua forza a un qualsiasi bersaglio.
composta a quattro mani, di cui uno verde ed uno blu ed è un 2-4 con volare e dominio. Ogni qualvolta Nile infligge danno da combattimento a un giocatore, guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Mettine fino a una in cima al tuo grimorio e le altre in fondo in ordine casuale. Poi se ci sono 5 tipi di terre base tra le terre che controlli, peschi una carta. Carino, è molto difficile da giocare. Illustrazione di Miguel Marcado per Nile, l'aeronauta di Avizzoa. E ancora abbiamo la ricognizione di Piedemoggio, stregoneria che costa 5 mana, di cui uno verde, e a dominio. Passa in rassegna il tuo grimorio per trovare fino a 2 carte a terra che hanno un tipo di terra base. Mettile sul campo di battaglia tappate, poi rimescola. Guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli, carino. Mettine fino a una in cima al tuo grimorio e metti le altre in fondo al tuo grimorio, in ordine casuale. Di Piotr Dura, la illustrazione di ricognizione di Piedemoggio. Seguita ancora dalla fanteria elettrostatica, molto bella. Creatura mago nano, che costa 2 mana, di cui uno rosso ed è un 1-2, con travolgere. Ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregoneria, metti un segnalino +1/+1 sulla fanteria elettrostatica, bellissima. Molto molto bella, con travolgere tra l'altro. Non è esattamente quello che avevo in mente quando ho detto carica, ma apprezzo il tuo entusiasmo. Palmor, mago combattente, capitano. Kikai Kotaki per la fanteria elettrostatica, molto bella tra l'altro questa, mi piace. Prima Alternative e Tatiova, guardiana delle maree, creatura leggendaria, druido tritone, che costa 3 mana, di cui 2 verdi ed 1 blu ed è un 3-3. Le creature terra che controlli hanno volare. Ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, se controlli 7 o più terre fino a una terra bersaglio che controlli diventa una creatura elementale 3-3 con rapidità. E ancora una terra. Già trovata, è molto carina. Illustrazione di Lisa Haydoff per Tatiova, guardiana delle maree. E ancora, oh, attenzione, non è Shouldered, ma è un'altra bella bomba. Liliana del velo, mi ero dimenticato che c'era Liliana in questo set. È una bella bomba anche questa. Planeswalker leggendario Liliana, rara mitica, che costa 3 mana, di cui 2 neri, ed è da 3 segnali di lealtà. Con un +1 ogni giocatore scarta una carta. Con un -2 un giocatore bersaglio sacrifica una creatura. Con -6 separa in 2 pile tutti i permanenti controllati da un giocatore bersaglio. Quel giocatore sacrifica tutti i permanenti in una pila a sua scelta. E in teoria le pile possono essere vuote, no? Una delle due pile può essere vuote, no? È troppo cattivo. Martina Fachkova per Liliana del velo, molto figo. Raro trovare un Planeswalker, raro mitico tra l'altro, nei booster pack. E l'ultima carta è una comunissima schegge d'osso foil, stregoneria che costa un mana nero e come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura. Distruggi una creatura bersaglio. Molto carina. L'acciaio sarà anche più resistente, ma nulla imbriglia il rancore di chi è morto ingiustamente. Meglio dell'osso. Brides. Illustrazione di Jeremy Wilson. Visto che abbiamo trovato la bomba di Liliana, facciamo che la mettiamo dentro una sleeve insieme alla rara di prima. Io ero convintissimo ci fosse solo Shouldered in questo set, invece no, caspita, mi ero completamente dimenticato di Liliana.
iniziamo con la prima carta. Oh, attenzione. È una carta della The List. Non è una pedina, non è una pubblicità. È sicuramente una carta della The List. Vedremo cosa ci riserva questa carta alla fine. La nostra illustrazione è lei, che non ricordo il nome, ma è un Planeswalker, anch'essa, che si chiama Jaya, negoziatrice ardente di Marta Naella. Bellissima illustrazione, molto 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 bella, molto 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 bella. E la piazziamo qua e abbiamo una terra normale, isola foil di James Pike, molto bella isola foil, che mettiamo di qua, seguita dalla falda acquifera contaminata, un po' il fas che c'è dalle nostre parti. Terra, isola, palude ci permette di aggiungere un mana blu, un mana nero, e la falda acquifera contaminata è campo di battaglia tappata. Le caverne si estendono oltre ogni immaginazione e la terribile eredità di Yavmoth si annida in ogni ombra. Di Robin Lawson, la falda acquifera contaminata. E a seguire abbiamo il predone del mar di Voda, creatura farabutto tritone che costa 3 mana, di cui uno blu ed un 3-2 con dominio. Quando il predone del mar di Voda entra nel campo di battaglia, guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Puoi metterne una di quelle carte in cima al tuo grimorio, metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Ci sono molti effetti di questo tipo, devo dire. Illustrazione di Uriah Yov per il predone del mar di Voda. Carta comune che va qua, seguita da Temporeggiare, molto bella anche questa, un istantaneo che costa 3 mana, di cui uno bianco, e da potenziamento 2, di cui uno blu. Tappa fino a 2 creature bersaglio. Se questa magia è stata potenziata, metti un segnalino stordimento su ognuna di quelle creature. Se un permanente con un segnalino stordimento sta per essere stappato, rimuovi invece un segnalino stordimento da esso e non stappa. Pesca una carta. Illustrazione di Ryan Alexander Lee per il Temporeggiare, molto carina. Seguita da Falcidiare, ne ho 7000 di queste. Istantaneo che costa un mana nero. Distruggi una creatura bersaglio con la somma di forza e costituzione pari o inferiore a 5. Non è male. Non è male. Niente pietà, niente mezze misure. Contro i Firexiani sopravvive chi uccide per primo. Gioda. Illustrazione di Dominic Meyer per il falcidare. Falcidiare. Prima non comune di questo pacchetto. E ancora abbiamo l'atrocità di Valduvia. Creatura Berserker Firexiano. Costa 3 mana, di cui uno nero, ed è un 2-3 con potenziamento 1. Rosso. E minacciare. Quando l'atrocità di Valduvia entra nel campo di battaglia, se è stata potenziata, metti sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio con valore di mana pari o inferiore a 3 del tuo cimitero. A rapidità, sacrificherà all'inizio della prossima sottofase finale. È particolarmente carina anche questa. Di Mike Jordan, l'atrocità di Valduvia. E ancora abbiamo la missionaria di Phyrexia, creatura chierico mano firexiano, costa 2 mana, di cui uno bianco, ed è un 2-3 con potenziamento 2, di cui uno nero. Ha legame vitale e ci dice che quando la missionaria di Phyrexia entra nel campo di battaglia, se è stata potenziata, riprendi in mano una carta creatura bersaglio del tuo cimitero. La combo bianco e nera è sempre una bomba, perché c'è un sacco di legame vitale, tocco letale e recupero del cimitero. È incredibile come combo.
leggendaria umano firexiano che costa 3 mana, di cui 2 bianchi ed 1 nero, a minacciare di un 3-3. Tappando 2 mana, 1 bianco ed 1 nero, e tappandolo e sacrificando un'altra creatura, metti un segnalino più più 1 su ogni creatura che controlli. Strabello. Avrà anche l'aspetto di mio padre, ma l'uomo che conoscevo e amavo non c'è più. Danita. Apparentemente figlia di Aaron. E ancora abbiamo la regina Allenal di Ruadak, anche questa già trovata in versione sia normale che alternative. Creatura leggendaria nobile elfo che costa 3 mana, 2 bianchi ed 1 verde, ed è un asterisco. La forza e la costituzione della regina Allenal di Ruadak sono pari al numero di creature che controlli. Se una o più pedine creature stanno per essere create sotto tuo controllo, invece vengono create quelle pedine più una pedina creatura soldato, una e una bianca. Strabella questa. Si potenzia in un attimo se abbiamo un mazzo pedine. Illustrazione di Carlin Mazur per la regina Allena di Ruadak. Eccolo quello che abbiamo trovato prima. Illustrazione Nayal, tempesta fulminea. Creatura leggendaria, mago Efrit, che costa 5 mana, di cui 2 blu ed 1 rosso, ed è un 5-4. Puoi lanciare magie stregonerie come se avessero lampo. Bello. Ogni qualvolta Nayal, tempesta fulminea, attacca, puoi pagare 2 mana. Se lo fai, quando lanci la tua prossima magia istantanea o stregoneria in questo turno, copiala. Puoi scegliere nuovi bersagli per la copia. Molto bello. Questo, molto bello. Bel mazzo Izzet che avevo già, vi lo farò vedere. Sarebbe comodo. Serena Malvon per Nayal, tempesta fulminea, molto bello. E qua abbiamo una rara, Arrata Trabic di Urbog, creatura leggendaria mago zombie, che costa 4 mana, di cui uno bianco ed uno nero, ed è un 3-3, con cautela e decida 2. Gli altri zombie che controlli hanno cautela, bello. Ogni qualvolta un'altra creatura leggendaria che controlli muore, crea una pedina che è una copia di quella creatura, tranne che non è leggendaria, bello. Ed è uno zombie 2-2 nero, in aggiunta ai suoi altri tipi e colori, bellissimo. Di Anna Pavleva, Arrata Trabic di Urborg, molto carino lui. E abbiamo qua la nostra foil, che è il sabotaggio aggressivo, stregoneria che costa 3 mana, di cui uno nero, e da potenziamento uno rosso. Un giocatore bersaglio scarta 2 carte. Se questa magia è stata potenziata, infliggi 3 danni a quel giocatore. Gli ordini di Squee potevano essere riassunti con Attack le parti mollicce, sabotaggio aggressivo di Dargen. E infine la carta della Delist è una non comune, insolito trovare una non comune, che è Belligerent Brontodon, caduta, creatura dinosauro che costa 7 mana, di cui uno verde ed uno bianco, ed è un 4-6. Each creature you control assign combat damage equal to its toughness rather than its power. Carina. Ogni creatura che controlli infligge danno da combattimento uguale alla sua difesa. Mio Dio, che vuoto. Che vuoto totale. La sua costituzione, grazie. Invece che la sua forza, bellissima. Predators try to separate the young, old, or injured from the rest of the herd. Their narrative is crushing defeat. Di Dan Scott, molto bella, molto carina anche come effetto. Ci mettiamo il nostro mago zombie sotto sleeve. Nel mentre, vi ricordo che se siete arrivati fino a qua, se vi va, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. E mentre
sono diventato youtuber. Iscrivetevi e lasciate mi piace. Partiamo male con questa carta pubblicitaria con un minigioco di Magic che sinceramente credo non interessi a nessuno. E abbiamo però un'illustrazione bellissima di questo mostrone, questo golem quasi. Vediamo. Ruggito furioso, probabilmente un'istantanea, una stregoneria, Ruggito furioso di Joshua Raphael. Molto molto bello. E iniziamo allora il nostro penultimo pacchetto, che invece inizia con una bellissima montagna full art foil di Magali Villeneuve. Molto 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 bella, molto molto bella. Mettiamo di qua. E abbiamo poi la crescita colossale, un istantaneo che costa 2 mana, di cui uno verde, e da potenziamento uno rosso. Una creatura bersaglio prende +3/+3 fino alla fine del turno. Se questa magia è stata potenziata, quella creatura prende invece +4/+4 e a travolgere rapidità fino alla fine del turno. Di Elis Kyattanen, della crescita colossale. Prima comune seguita dal selettore goblin, creatura goblin che costa 2 mana, di cui uno rosso ed è un 2-2. Tappando uno, tappando e scartando una carta, peschiamo una carta. Innumerevoli generazioni di goblin di Shiv hanno lavorato all'impianto di mana, sviluppando un occhio attento per le reliquie di valore. Di Vladimir Krzyzentewski, il selettore goblin. Ancora abbiamo un equipaggiamento, wow, Ascia del Conquistatore, artefatto equipaggiamento che costa un mana generico e la creatura equipaggiata prende +2/+0, semplicissimo, equipaggiare 2, molto carino, molto molto carino. Quando un guerriero di Geld prende un trofeo da un nemico, di solito è qualcosa che può usare per uccidere altri nemici. Di Joe Slacker, l'ascia del Conquistatore. E ancora abbiamo il Frantumacciaio di Yavimaya, creatura guerriero scimpanzé che costa 2 mana, di cono rosso ed è un 2-2 con arruolare. Tappando uno, sacrifica il Frantumacciaio di Yavimaya, distruggi un artefatto bersaglio. Di Gabor Sinzeskai, sì, Zai, i cognomi incredibili per il Frantumacciaio di Yavimaya. Abbiamo poi l'Apripista di Meria, creatura arciere elfo, bellissimo, che costa 5 mana, di cui uno rosso ed è un 4-4 con raggiungere. Raggiungere indica che questa creatura può bloccare le creature con volare. Dominio. Quando la prepista di Meria entra nel campo di battaglia, infligge ogni avversario danno pari al numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Carino. Le frecce intagliate nel legno vivente di Yavimaya portano tutta la rabbia della foresta nelle loro punte. Lazarido per la prepista di Meria. Prima non comune, Palmor, mago combattente, capitano, creatura leggendaria, mago uccello che costa 2 mana, uno blu ed uno rosso ed è un 1-3 con volare. Ogni qualvolta lancia una magia istantanea o stregoneria, le creature che controlli prendono +0 e hanno a travolgere fino alla fine del turno. Neppure gli eserciti più esperti sono in grado di difendersi da un assalto aereo. Bram Sells per Palmor, mago combattente capitano, molto 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 bello. Attenzione, abbiamo una saga, canzone d'amore del giorno e della notte, incantesimo saga che costa 3 mana, di cui uno bianco, ci permette
Al secondo turno crea una pettinatura cielo 1-1 bianca con volare. Al terzo scegli fino a due creature bersaglio. Metti un segnalino più 1 su ciascuna di esse. Di Eli, Minaya per la canzone d'amore del giorno e della notte. Cantesimo saga. Sempre non comune, seguito dalla cavaliera dell'ombra del crepuscolo. Creatura cavaliere umano, costa 2 mana, di cui 1 nero, ed è un 2-2 con minacciare. Questa creatura non può essere bloccata, tranne che da 2 o più creature. I tuoi avversari non possono guadagnare punti vita, molto bella. Tappando 2 mana, di cui 1 nero, la cavaliera dell'ombra del crepuscolo prende più ne più fino alla fine del turno. Illustrazione di Vishnu Tan per la cavaliera dell'ombra del crepuscolo. Prima alternative è Tura Kennerud, cavaliera dei cedi. Creatura leggendaria, cavaliere umano. Costa 5 mana, di cui 2 blu ed 1 bianco, ed è un 3-3 con volare. Ogni qualvolta lancia una magia istantanea o stregoneria, crea una pedina creatura soldato 1-1 bianca, molto carina per questa. Di Benjamin E. Pertura Kennerud. E la nostra rara forse, sì, è il profanatore della carne, molto figo. Creatura orrore firexiano, costa 4 mana, di cui 2 neri ed è un 4-4 con minacciare. Come costo addizionale per lanciare le magie permanente nere, puoi pagare 2 punti vita. Quelle magie costano un mana nero in meno per essere lanciate, se hai pagato punti vita in questo modo. Questo effetto riduce solo l'ammontare di mana nero che paghi, carino. Ogni qualvolta lanci una magia permanente nera, una creatura bersaglio che controlli prende più ne più 1 e a minacciare fino alla fine del turno, bello. Dimmi Tias Colros per il profanatore della carne, molto 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 figo. Ed infine abbiamo la reliquia delle leggende foil, che abbiamo già trovato, normale. Artefatto che costa 3 mana generici, tappandolo aggiungiamo un mana di un qualsiasi colore. Tappa una creatura leggendaria stappata che controlli, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Se gli episodi peggiori della storia possono ripetersi, è ragionevole pensare che lo stesso valga per quelli migliori. Teferi. Mettiamo in sleeve il nostro profanatore della carne e ci accingiamo ad aprire il nostro ultimo pacchetto alla ricerca di Shul. Eccoci qua. Iniziamo con una pedina saprolingio. Pedina e creatura saprolingio 1 e 1 di Sam White. Ci piace, dai. L'illustrazione è un goblin molto molto carino. Vediamo cosa ci dice. Squee, monarca dubbio di Daniel Lieske. Molto bella anche quest'arte, tutte molto molto colorate in dominaria. Abbiamo una montagna normale di Seb McKinnon e la nostra prima comune è il colpo di fulmine. Un istantaneo che costa 2 mana, di cui uno rosso. Il colpo di fulmine infligge 3 danni a un qualsiasi bersaglio. Momento chiave. Tanita osservò sconvolta mentre l'elettricità saettava dalle dita di Jaya, annientando
5 danni a una creatura o a Planeswalker bersaglio. Profetizza 1. Guarda la prima carta del tuo grimorio. Puoi mettere quella carta in fondo del tuo grimorio. Per quanto si vantino di essere avanzati, i Phyrexiani non sono ancora ignifughi. Jaya Ballard, illustrazione di Jeremy Wilson. E ancora abbiamo la profezia dell'ombra, un istantaneo che costa 3 mana di cui uno nero. Guarda le prime X carte del tuo grimorio, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Aggiungine fino a 2 alla tua mano e metti le altre nel tuo cimitero. Perdi 2 punti di vita. Lord Windgrace, concedimi la saggezza. Illustrazione di Rovina Kai, profezia dell'ombra, seguita ancora dal tratto di seme del vento, un incantesimo saga sempre con saltare pagina e che costa 3 mana di cui uno verde. Per il primo turno passi in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, mettila sul campo di battaglia tappata, un po' rimescola, sempre comodissimo. Crea una pedina creatura sapro lingiuno, uno verde. Ed infine dominio. Una creatura bersaglio che controlli prende più X a travolgere fino alla fine del turno, dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Incantesimo saga di Livia prima, molto carina. Abbiamo la nostra prima non comune, seguita dai rinforzi risoluti. Creatura soldato umano che costa 2 mana, di cui uno bianco ed è un 1-1 con lampo. Quando i rinforzi risoluti entrano nel campo di battaglia, crea una pedina creatura soldato 1-1 bianca. Raramente il morale di un esercito sopravvive alla comparsa improvvisa di una squadra di ricoglitori di sursi ai suoi fianchi. Billy, Christian, per i rinforzi risoluti. E ancora abbiamo Byrd, reclutatore di Argivia, creatura leggendaria soldato umano, che costa 2 mana, uno rosso ed uno bianco ed è un 2-2. All'inizio della tua sottofase finale, se controlli una creatura con forza superiore alla sua forza base, crea una pedina creatura soldato 1-1 bianca. La paura non ti rende un codardo, arrendersi ad essa sì. Ora prendi la tua spada e combatti. Di Charlie Tritt, questo pirate reclutatore di Argivia. Abbiamo poi Nael, aeronauta di Avizova, che abbiamo trovato prima, forse sì, forse no. Comunque creatura leggendaria, esploratore elfo, che costa 4 mana, di cui uno verde ed uno blu ed è un 2-4 con volare. Dominio, quando Nael infligge danno da combattimento un giocatore, guarda le prime X carte del tuo grimorio dove X è il numero di tipi di terre base tra le terre che controlli. Mettine fino a una in cima al tuo grimorio e le altre in fondo, in ordine casuale. Poi, se ci sono 5 tipi di terre base tra le terre che controlli, pesca una carta. Tillisa Hate of Night, aeronauta di Avizova. Molto carina. Seguita da Tori Davenant, cavaliera furiosa, cavalcatrice furiosa, che abbiamo trovato prima l'art. Creatura leggendaria, cavaliere umano, costa 4 mana, 2 di cui 2 rossi ed 1 bianco, ed è un 3-3, con cautela e travolgere. Ogni qualvolta Tori Davenant, cavalcatrice furiosa, attacca, tutte le altre creature attaccanti che controlli prendono più 1 più 1, fino alla fine del turno. Le altre creature attaccanti rosse che controllano travolgere fino alla fine del turno. Stappa ogni altra creatura attaccante bianca che controlli. Di Jody Clark, Tori Davenant, cavalcatrice, furiosa. E ancora un'altra, una terza alternative. Rav, impavido della cavalca vento. Creatura leggendario, mago umano, che costa 2 mana, 1 bianco ed 1 blu. Ed è un 1-3. Ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregone
creatura leggendaria incubo costa 3 mana, di cui 2 neri ed è un 3-3. All'inizio della tua sottofase finale puoi sacrificare un artefatto, una creatura, un incantesimo, un planeswalker o una terra. Se lo fai, ogni avversario può sacrificare un permanente che condivide un tipo di carta con quel permanente. Per ogni avversario che non lo fa, quel giocatore perde 2 punti vita e tu pischi una carta. Di Yenova Koe, Bright, incubo risvegliato. E concludiamo questo unboxing e questa serie di unboxing con la Cavaliera di Luce dell'Aurora, Foil. Creatura cavaliere umano che costa 2 mana, di cui uno bianco ed è un 2-2 con attacco improvviso. Se stai per guadagnare punti vita, ne guadagni invece altrettanti più uno. Tappando 2 mana di cui uno bianco, la Cavaliera di Luce dell'Aurora prende più uno e più uno, fino alla fine del turno. I Pirexiani hanno distrutto il mio villaggio, ma non mi toglieranno la speranza. Di Billy Christian. Molto bella. E allora, concludiamo mettendo Prides, che somiglia molto al cattivo di Stranger Things, Vecna, qua dentro. E facciamo il punto della situazione. Abbiamo trovato 5. 1, 2, 3, 4, 5 rare mitiche. Quindi un set senz'altro meno fortunato rispetto a Pyrexia Tutto di Verra 1. Ma comunque interessante. Bene. Io come sempre vi ringrazio di essere rimasti